Nel passare la parola a Sergio, volevo dare due dati. 5 milioni di italiani sono non coperti da banda larga. Considerate che questo digital divide in realtà per molti è un problema, anche proprio l'attività di e-commerce. E poi un dato italiano, soltanto 800.000 italiani fanno telelavoro, quelli che sono inseriti nelle aziende, a fronte di una percentuale molto più alta in America e soprattutto nei paesi scandinavi, dove si parla addirittura di un 10% della popolazione dipendente, quindi con lavoro subordinato, autentico, non le partite IVA che poi sono finte partite IVA, in realtà alle quali è concesso di fare telelavoro. E io su questi due assist, su questi due numeri, passo la parola a Sergio. Beh, telelavoro in Italia non si fa per ragioni proprio strutturali, non conviene a nessuno al momento, è troppo complicato. Io devo ancora conoscere un telelavoratore così come ci viene insegnato nella scuola nord europea, non si può fare in Italia. O lavori dipendente o lavori con partita IVA. Credo che tutto sommato la rete oggi faciliti tutto questo. Non potrebbe essere su un altro mezzo di comunicazione, no? Non potrebbe essere sulla carta, non potrebbe essere il video, ma necessariamente debba e possa essere la rete, perché il modo di essere di chi si pone in questo mercato come libero, crea la sua rete di relazioni. Assomiglia molto a come poi la rete si struttura, a come si mettono insieme i vari nodi, a come interagiscono fra di loro. Quindi non lo so se viene prima l'uovo o la gallina, no? Cioè la rete che ha stimolato, questa è una cosa che vorrei chiedere a te, visto il libro, è la rete che ha stimolato questa esplosione di, noi qui li chiamiamo V-worker, insomma, di liberi professionisti che fanno lavori creativi legati, oppure è la spinta di tanti lavoratori che ha alimentato questa Credo ondata? la seconda, con la rete che ha trovato però un terreno fertile, perché poi la rete c'è stata. C'è tra le storie anche un'unica storia che abbiamo trovato su Radio 24 di una persona che ha lasciato la pubblica amministrazione, il pubblico impiego, l'unica storia nelle 2300 storie censite ed è un lavoratore che ha fatto cammini.eu, che è la community sui camminatori. Ha lasciato il comune di Reggio Emilia e aveva voglia di lasciare evidentemente il pubblico impiego, però ha trovato poi la rete che gli ha dato supporto. Poiché qui ci sono anche esponenti del pubblico impiego, insomma, quindi volevo citare questo caso che, insomma, felice che viene raccontato nella comunità. L'altra cosa che secondo me la rete racconta un po' del modo di essere e di lavorare di queste persone è il grande cambiamento nell'interazione fra le persone, che non è più una concorrenza diretta. Io non credo che nessun V-worker si senta in competizione con un altro, ma anzi cerchi la collaborazione, ognuno gioca nel suo campo. Però si ha bisogno degli altri e si collabora con gli altri, ci si dà una mano. Credo anche molti di noi oggi si sono conosciuti in questo modo. Una delle cose belle di questo periodo, anche in questa città che io sto notando, è che le persone che lavorano in questo modo un po' per volta si annusano, si riconoscono e cominciano a fare cose insieme. Non c'è il timore di difendere il proprio piccolo feudo, ma anzi si lavora tanto di più e tanto meglio, in modo tanto migliore, si fanno cose tanto migliori quanto più si lavora insieme, riuscendo a creare relazioni, perché quella rete è tutta basata sul fatto di entrare in relazione, contenuti che entrano in relazione, ma anche persone che entrano in relazione fra di loro.